Oggi 4 dicembre, Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e anche della Marina Militare. Barbara, martire cristiana, sottoposta al supplizio del fuoco, è particolarmente invocata contro la morte improvvisa e quindi gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri e i minatori. Fu prescelta perché rappresenta la serenità del sacrificio di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo e fu eletta a patrona di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa, come anche i marinai, e pertanto confermata nel ruolo dalla Regia Marina nel 1861. La ricorrenza molto sentita dalla Forza Armata viene celebrata ogni anno sia a bordo che a terra con una funzione religiosa alla quale partecipano congiuntamente anche i colleghi del Corpo dei Vigili del Fuoco. Nella nostra provincia cerimonie con deposizione di corone d'alloro sia a Fano che a Pesaro, dove la cerimonia pubblica è seguita anche a quella religiosa. A Pesaro sono stati i vertici provinciali dei due corpi a presenziare alle fasi del rituale iniziato alle 9:30 di mattina. Noi ci affidiamo alla Santa Barbara proprio per avere una sorta di protezione durante il quotidiano lavoro che svolgiamo ed è anche un modo però per incontrare la cittadinanza, le altre autorità e le famiglie. Questi sei mesi che sono qui al comando di Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino ho avuto modo di apprezzare tutto il personale del corpo del comando, personale che si dedica all'attività istituzionale, cerca di fare il meglio con le risorse a disposizione. E in questi sei mesi sono stato molto attento, molto studiato le esigenze del comando e anche del territorio e penso di aver individuato delle linee di indirizzo che mi consentiranno di avere un piano di azione nei prossimi mesi. Anche a Fano, cerimonia iniziata con la deposizione della corona di alloro in memoria di tutti i caduti del mare e la seguente preghiera del marinaio eseguita da un socio dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia davanti al monumento del marofanese Filippo Montesi. A loro diciamo va il mio pensiero, ai colleghi che sono impegnati in mare e nel canale di Sicilia per la situazione migratoria, per fronteggiarla. Per i Vigili del Fuoco della provincia di Pesaro e Urbino l'anno che sta per finire conferma numeri sempre di grande impegno e dedizione al lavoro che si attestano su oltre 6.000 interventi, di cui 900 per incendi, 360 incidenti stradali, 530 fra soccorsi e salvataggi a persone o animali e 116 casi di dissesto e verifiche della staticità, 90 casi poi sono i danni dovuti all'acqua, ma anche un momento per ricordare i colleghi recentemente scomparsi durante l'adempimento del loro dovere. Oggi è una giornata in cui cerchiamo di confermare l'impegno, la volontà e la motivazione che ci spinge ad andare in questi luoghi, insomma, a portare soccorso alle persone. Santa Barbara la festeggiamo anche perché, visto il nostro lavoro, pensiamo che una mano da parte di Santa Barbara sia sempre ben accetta.